física con dualismo onda-particella o dualismo onda-corpuscolo si definisce la duplice natura sia corpuscolare sia ondulatoria del comportamento della materia e della radiazione elettromagnetica. Tale caratteristica emerse all'inizio del XX secolo come ipotesi nell'ambito della teoria dei quanti e dall'interpretazione di alcuni esperimenti. Ad esempio, l'effetto fotoelettrico con l'introduzione del fotone suggeriva una natura corpuscolare della luce che d'altra parte manifestava chiaramente proprietà ondulatorie nei fenomeni della diffrazione e della interferenza. Esperimento di Young. Specularmente, particelle come l'elettrone mostravano in opportune condizioni anche proprietà ondulatorie. Il paradosso rimase tale fino all'avvento della meccanica quantistica, quando si riuscì a descrivere i due aspetti in modo coerente, specificando la modalità di manifestazione del dualismo mediante il principio di complementarità. La successiva scoperta dei limiti di tale principio ha portato a superare, a livello quantistico, i concetti di onda e particella, poiché inadatti a descrivere i sistemi fisici in tale ambito. Il dibattito sulla natura della luce nacque nel XVII secolo in seguito alla contrapposizione fra la teoria corpuscolare di Isaac Newton e quella ondulatoria di Christian Huygens. Nel 1801 l'inglese Thomas Young eseguì l'esperimento della doppia fenditura che ne avvalorava la natura ondulatoria, due raggi di luce originati dalla divisione di un unico raggio di partenza colpivano due fenditure su uno schermo, propagandosi poi nella regione a valle delle fenditure per formare infine un'immagine luminosa su un secondo schermo. L'area al centro del secondo schermo non risulta luminosa come ci si sarebbe aspettato da un modello particellare, ma presentava una banda nera a cui seguono in orizzontale altre bande più o meno luminose alternate, creando un'immagine di interferenza come previsto dal modello ondulatorio. Nel 1818 Augustin Jean Fresnel partecipò ad un concorso promosso dall'Accademia delle Scienze francese per un saggio riguardante uno studio teorico e sperimentale sulla luce. In quel periodo l'argomento era rilevante soprattutto a motivo della disputa ancora aperta sulla natura corpuscolare o ondulatoria della luce. Alla presentazione degli studi di Fresnel, che si basavano sulla teoria ondulatoria della luce, il fisico nonché giudice della gara Poisson, sostenitore della teoria corpuscolare, spiegò che, per assurdo, seguendo tali studi si sarebbe dovuta osservare una macchia luminosa, macchia di Poisson, nel centro dell'ombra di un disco circolare illuminato da una sorgente puntiforme. Tale fenomeno venne tuttavia sperimentalmente provato dallo stesso Poisson, confermando quindi il lavoro di Fresnel, a cui venne attribuito il premio. Nel 1850, Léon Foucault, per mezzo di uno specchio girevole, riuscì a 1. Misurare accuratamente 1% d'errore la velocità della luce nel vuoto. 2. Mostrare che la velocità di propagazione della luce nell'aria è maggiore rispetto all'acqua. 3. Mostrare che la velocità della luce varia in maniera inversamente proporzionale all'indice di rifrazione del mezzo nel quale si propaga. Con le equazioni di Maxwell, 1865, si comprese che la luce visibile era solo una parte dello spettro della radiazione elettromagnetica.
lo studio dello spettro della radiazione di corpo nero portò Planck nel 1900 ad avanzare l'ipotesi che l'interazione tra il campo elettromagnetico e la materia avvenisse mediante le emissioni o l'assorbimento di pacchetti di energia discreti chiamati quanti. Il dualismo onda-particella si manifestò con l'analisi statistica della radiazione di corpo nero fatta da Einstein nel 1909. La varianza mostrava due termini, uno lineare e uno quadratico. Lo spettro di radiazione di corpo nero, invece, si comportava statisticamente come un sistema sia particellare sia ondulatorio. Einstein si accorse inoltre che tale caratteristica era ineliminabile, solo la presenza di entrambi i termini garantiva la conservazione dell'energia del sistema.